Diciamo che viviamo dei tempi molto particolari per cui questi argomenti legati alle profezie, legati all'Apocalisse sono tornati di moda, però si avvicinano molto di più a delle superstizioni, a delle visioni un po' superstiziose. Non hanno captato le masse, il vero significato della parola Apocalisse, per esempio, che deriva dal greco apocalipsis, che significa rivelazione, come se ci fosse un velo sopra una realtà da dover togliere o un qualcosa da rimuovere per far vedere quello che c'è realmente. E che cosa c'è realmente? Ci sono i mondi superiori che bisogna vedere, che bisogna imparare a vedere. Quindi Giovanni Evangelista ci insegna come vedere questi mondi superiori che sono ottenebrati. Quindi è L'Apocalisse è letteralmente il disvelamento, la rivelazione. Giusto. Sono pienamente d'accordo. Sì, hai già toccato diversi temi. Vabbè, ok, abbiamo finito. Abbiamo finito. Passiamo della Beh, perché gli Guarda spettatori quella. potrebbero, gli spettatori magari, chi ci guarda potrebbe credere che noi questa sera commentiamo l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, non abbiamo il tempo di fare questo. Naturalmente cerchiamo di dare una infarinatura di tutto questo che è il tema della serata, ma non è che possiamo entrare troppo dentro, no? All'interpretazione. Però quello che mi viene da dire è che, diciamo, poi ci ha portato a scegliere questo titolo per questa serata, che si aprono diverse pagine sui social dove si legge: ci sarà l'avvento dell'Anticristo, ci sarà la grande tribolazione, ci sarà un periodo che inizierà nel 2025 quando verrà eletto l'Anticristo. Allora, cominciamo a dire che la figura dell'Anticristo non è menzionata nell'Apocalisse, ma è menzionata solamente nelle lettere di Giovanni, in particolare nella prima lettera si menziona questa parola per la prima volta, ma la parola Anticristo non è menzionata nell'Apocalisse. Dunque è improprio parlare di Apocalisse e metterci dentro l'Anticristo. Si rischia di fare un polpettone. Sì, giusto. Allora, io ci tengo a fare le precisazioni perché spesso ci sono delle persone che o si divertono per gioco, tentano di interpretare una scrittura sacra che andrebbe interpretata quando si è già fatto un lavoro su di sé. Il maestro Omran Michael Ivanov dice che per interpretare l'Apocalisse bisogna essere iniziati. E io condivido questo pensiero perché non ci si può improvvisare, perché sono letture che sono scritte con simboli, sono scritti per archetipi, la scrittura è scritta per archetipi, quindi se non si considera questo non si può interpretarla correttamente, si rischia di andare verso la superstizione, si rischia di leggere un qualcosa e di non afferrarne veramente il senso. Questo è quello che io credo. Quindi, considerando che sappiamo di essere alla fine dei tempi e Giovanni, l'Evangelista, è colui che chiude questi tempi che sono aperti da Giovanni Battista. Battista quindi è colui che apre e l'Evangelista è colui che chiude. Entrambi sono legati alla figura di Cristo. Ma è l'Evangelista che ha scritto l'Apocalisse. Tra l'altro, l'Apocalisse è il 27° libro dei Vangeli e sappiamo che il numero 26 è un numero molto sacro per la Bibbia e per la Cabala ebraica. Ha una vibrazione altissima in quanto porta la stessa vibrazione del tetragramma sacro, Yahweh. Quindi, cosa significa questo? Che se è il 27° libro e chiude i Vangeli, quindi è il 26 più 1, è secondo me anche la conclusione dei Vangeli. E questo può anche
diciamo, si può anche supporre che li contenga tutti. E quindi è la rivelazione finale, è la sintesi di quello che un cristiano deve compiere per arrivare a diventare quello che è chiamato il figlio dell'uomo. Ora non so se Thomas è d'accordo con questo discorso qui, però diciamo, considerando che è l'ultimo libro dei Vangeli ed è il 27esimo, mi è venuto da fare questo, da dire questo, che probabilmente è il libro che in una forma molto criptica, in una forma simbolica, archetipica, li contenga poi tutti quanti. Insomma, sono delle rivelazioni che, diciamo, guidano anche il destino dell'umanità, il destino stesso dell'uomo alla fine dei tempi, cioè nei tempi in cui stiamo vivendo. Sì, ti posso dire che sono d'accordo con la tua. Si sente bene, spero di sì. Sì. Con la tua intuizione. Perché sempre tutto ciò che chiude raggruppa in sé il contenuto di tutto quello che è venuto prima. Quindi ci sta. Come tu ben detto prima, non siamo studiosi, teologi, esegeti e specializzati in testi sacri, io te. Però tu, a tuo modo, io a mio modo, portiamo avanti su noi stessi da diverso tempo, forse da tutta la vita e probabilmente anche da vite antecedenti, un lavoro su noi stessi in maniera molto modesta, molto umile, anche se nel mio caso è diventata anche pubblica, è diventato anche una sorta di insegnamento attraverso la scuola. Ma questo basta. Questo che si compie, che non è poco a dire la verità su noi stessi, basta per capire e per comprendere alcune cose essenziali come tu hai appena portato. Cioè, se un qualcosa conclude, e io penso che siamo in tempi di conclusione, sia nel singolo sia nella massa, quello che conclude, quell'energia che conclude, è un po'. Un'epifania, appunto, penso che tu sia d'accordo in questo, cioè un qualcosa che allo stesso tempo raggruppa nel piano orizzontale, cioè nel piano, diciamo così, più materico, più materiale, più temporale, e allo stesso tempo lo eleva, lo innalza sul piano verticale, cioè sul piano spirituale. Ha entrambe le energie, cioè l'energia del raccoglimento e dell'indirizzamento, quindi l'energia femminile che raccoglie, che raggruppa la materia e quindi anche il nutrimento, e l'elevazione della direzione dell'energia maschile, dell'energia quella più proiettiva, che è tipica dell'asse verticale, cioè di quella forza che spicca ad ascendere le energie. Perciò io sono pienamente d'accordo su quello che dici, Germano, e penso che, magari lo affrontiamo insieme questo, che questi siano proprio i tempi, non la fine del mondo, assolutamente, ma la fine di un tempo, cioè la fine di un momento che è durato diversi anni. Esatto, la fine anche di un modo di pensare, ed è per questo che Grazie. molti hanno difficoltà, modo di essere, di pensare, ed è per questo che facilmente quando si parla di questo si parla di fine del mondo. Non è la fine del mondo. Bisogna sfatare tutti questi catastrofisti che vanno in giro raccontando dell'anticristo, di quello, di quell'altro, perché non è questo l'Apocalisse. L'Apocalisse è la rivelazione, qualcosa anche di bello. Tra l'altro, una delle immagini primarie dell'Apocalisse è questo libro sigillato che può leggere solo l'agnello. Allora, questo già dice tutto, perché se è un libro sigillato significa che è scritto anche per simboli e che per aprire, per togliere i sigilli ci vuole un'iniziazione. Quindi non lo può leggere chiunque così. Oppure lo devi leggere con molta umiltà, perché se lo può leggere l'agnello significa che devi essere diventato come Cristo per leggerlo. E guarda Quindi caso se lo l'umiltà è leggi con,
diciamo, la, se lo leggi invece con la presunzione di fare un vaticinio, di fare una profezia nefasta, secondo me non è quello l'approccio. L'approccio invece è proprio del cristiano umile, cioè umile in Cristo, quindi agnello, e togliere questi sigilli e cercare di capire che cosa c'è scritto dentro questo libro. Ora, San Giovanni era anche, mi risulta, che era uno dei preferiti, se non il preferito di Gesù. E lui visse quasi tutta la vita tra Patmos e poi, vabbè, in varie missioni, ma morì ad Efeso molto molto anziano, a 98 anni, ed ebbe, fu l'unico apostolo che vide morire la Vergine, perché la Vergine è morta anche lei ad Efeso, quindi si può considerare a tutti gli effetti un fratello di Gesù, se non di sangue, un fratello, diciamo, spirituale, perché ci sono Gesù sulla croce che dice alla madre: ecco tuo figlio, madre, ecco, cioè, scusami, rivolto alla madre dice: madre, ecco tuo figlio, e al figlio, figlio, ecco tua madre, cioè li presenta come madre e figlio. E difatti poi ebbero una vicinanza, probabilmente lavorarono insieme, e scrisse l'Apocalisse proprio sull'isola di Patmos, che è quasi attaccata alla Turchia. Se andate a vedere su Google Map, Patmos è molto più vicina alla Turchia che alla Grecia, e Efeso è appunto in Turchia. Infatti, poi voglio parlare un attimo, se c'è tempo, delle chiese citate nell'Apocalisse. Sì, no, parlane, perché tanto noi non ci siamo divisi i compiti, nel senso che abbiamo detto: io parlo di questo, io parlo, abbiamo fatto una, diciamo, una scaletta di temi, ma parlane, perché è importante cominciare ad entrare dentro, Sì, prima nell'argomento. volevo, certo, ma lo farò, però prima volevo toccare e anche poi interpellarti a te e anche a Patrizia, se vuole ovviamente dire qualcosa, dato che siamo a casa sua e anche il suo compleanno oggi, in merito al fatto che, stavo appunto dicendo, siamo in quel periodo lì, cioè in questo momento apocalittico che, come tu hai detto bene, non vuol dire per Auguri. forza, non vuol dire per Ok. forza tribolazione, ok, ma vuol dire rivelazione, disvelamento. Perché sentiamo di essere lì? Perché accade questo? Perché siamo certi, io perlomeno lo sono, che stiamo vivendo quei tempi lì, che abbiamo definito la fine di un tempo e non la fine del mondo. E tu hai ben precisato come la fine di Beh, è un tempo chiaro che che pensi. però è Aspetta che concludo. La fine di un tempo di pensare, la fine di un tempo di sentire e la fine di un tempo di agire. Cioè l'essere umano da adesso in poi svilupperà necessariamente e abbandonerà poi parallelamente un modo di pensare diverso, un modo di sentire diverso, un modo di agire diverso, che sarà in linea con quell'asse verticale che ho spiegato prima, cioè con quel figlio dell'uomo che tu menzionavi prima, cioè con la nostra realtà cristica, con la nostra verità interiore. E questo tempo che stiamo vivendo rappresenta proprio la coda di un movimento che sta ormai esaurendosi e che in qualche modo innalza tutta questa energia che si è accumulata durante i millenni ad un livello superiore. Cioè sta accadendo una trasmutazione della sostanza mentale, emozionale e fisica, sia dell'individuo che della massa umana, in quanto essere, l'umanità è un essere vivente, come lo è la Terra. E questa grande trasmutazione ha ovviamente una colorazione alchemica, cioè si sta compiendo
in maniera proprio tangibile una grande alchimia. E in alchimia ci sono delle sostanze che rimangono all'interno della reazione per diventare in qualche modo fatte di qualità superiore, e alcune sostanze che non riescono a fare questo passaggio e rimangono come feccia. Ma la feccia non viene mai scartata in alchimia, perché ogni cosa dà poi La sua funzione. il motto, penso, della fisica. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si Tutto si trasforma. trasforma. Anche la feccia viene poi reintegrata attraverso un altro ciclo, formando quel sacro otto, così non so se si vede, che è ciclo superiore, ciclo inferiore. Quindi ci sarà una divisione, c'è già una divisione, lo stiamo vedendo in maniera molto, molto chiara da due anni Eclatante. a questa parte, eclatante, da 2 anni a questa parte, di tutte quelle anime, io parlo in termini di anima, non solo di persona, che hanno scelto una via superiore e altre che hanno scelto una via inferiore. Tuttavia, entrambe le strade portano comunque in un circolo probabilmente più lungo, in un caso che non nell'altro, a reintegrarsi all'interno di quell'essere che comunque siamo. E per me è molto chiaro, e penso che lo sia anche per te, Germano, non a caso abbiamo scelto questo tema. Momento. Che siamo proprio in quel momento lì, in questo tempo qua, e dal 2020, in realtà l'Apocalisse è iniziata molto prima, però dal 2020 c'è stato veramente un palesarsi di questa forza attraverso tutto quello che conosciamo, che evitiamo che di citare per non dargli più aria, però avete capito. Esatto, un dare energia. 2020, 2022 si va avanti e la cosa bella, che se vuoi è un po' una ripetizione di quello che hai detto, però utilizzo le mie parole, è che questo tempo è un tempo sacro, perché ogni cosa che viene rivelata è baciata dalla luce, perché cos'è che può essere visto? Ciò che esce allo scoperto, e ciò che esce allo scoperto è un figlio della verità, e dunque è un figlio baciato dalla luce. La verità è un essere baciato dalla luce. Qualunque cosa esca dall'individuo, come dalla massa umana, e ne stiamo vedendo che ne stanno uscendo di cose proprio a mazzi e a ciuffi ogni giorno, è comunque qualcosa di sacro, perché è necessario che venga allo Sì. scoperto, venga alla luce. Questo poi è il parto sacro, che venga alla luce ciò che è sempre stato Esatto. occulto, occultato e nascosto. Per venire L'oscurità, l'oscurità deve. Sì. Per No, venire reintegrato, no, continua, riscaldato, perdona. figurati, per venire appunto reintegrato, alchemizzato, riqualificato, per venire resuscitato. Siamo poi in tempo pasquale e non so quanti di voi non stanno vivendo una passione da un paio di settimane, da un 3 settimane a questa parte. Io penso che molte persone sensibili sentano quanto sia importante questa Pasqua. Io ne ho parlato nelle mie scuole ultimamente, e ho trovato molto riscontro in questo. Io stesso sto vivendo, come tu sai, perché intimamente ci siamo parlati abbastanza con te, Germano, un processo estremamente pasquale che coinvolge tutta l'umanità, non solo l'individuo. C'è chi è più cosciente e chi è meno cosciente, ma siamo tutti coinvolti in questo processo rivelatorio, apocalittico, in senso di disvelazione. E che è un momento sacro, come stavo dicendo, perché esce allo scoperto ciò che è sempre stato occultato. E non possiamo noi ritrovare l'unità se teniamo una parte nell'oscurità. Gli iniziati insegnano sempre questa cosa: conosci te stesso, ma conosci te stesso vuol dire conosci non ciò che già conosci di te stesso, conosci le parti che non sai di avere, che non sai di essere. E questo è il E punto, e questo è il punto. questo tempo, in quasi obbligatoriamente, potremmo dire, spinge, conduce e induce l'anima e le persone a vedere quella parte lì, che poi viene tradotta male, come tu dicevi prima, con l'anticristo, ma in realtà non c'è niente di anticristico, c'è qualcosa che non è ancora stato baciato dalla luce del Cristo, e non è anti, è semplicemente non ancora sacralizzato, non ancora visto, osservato. Sì, il significato in realtà di Giovanni, Giovanni Evangelista, il significato dell'anticristo
l'anticristo è proprio il falso maestro che è impegnato a, diciamo, in un apostolato che insegna una concezione duale delle cose, quindi è essenzialmente riferito ai falsi maestri, non è come riferiscono molti profeti moderni, una figura eletta dal potere oscuro. Ecco, non è questo l'anticristo. L'anticristo è il falso maestro che vive ancora una fase duale. Duale, quindi non ha fatto questo percorso di cui tu parlavi, cioè dello scoperchiamento del velo, e quindi non hanno integrato l'ombra, fondamentalmente, rivelando tutta l'ombra, il potere, perché... Perché? Sì, dimmi. È andata via la Si è interrotto. voce dell'ultima parola, perché? Perché ci possa essere la rivelazione e quindi l'Apocalisse, bisogna che l'oscurità venga vista da tutti, sia la propria che quella collettiva. Sì. Noi abbiamo un potere che ci rappresenta, ma è una emanazione del nostro inconscio collettivo. Quindi, quando vediamo il nostro inconscio interiore, la nostra oscurità, siamo anche capaci di vedere quella bellina. Però, nell'arco di una vita, ha sempre proiettato sugli altri, sempre gli altri sono i cattivi, tutte le cose che succedono, le colpe sono sempre degli altri. È chiaro che si trovano nella grande tribolazione, perché sono costretti a fare tutto questo lavoro enorme in poco tempo. Eh già, sono E dunque d'accordissimo. diventa molto difficile. È da lì che viene la grande tribolazione, perché c'è da galoppare. Cioè, il lavoro che una persona normale compie in 20 anni lo deve fare in pochi mesi. E quindi ci sono delle persone che vanno sotto shock, ci sono delle persone che vanno in esaurimento, in depressione. Ci sono persone che sfociano nella. Alcuni godono anche di profetizzare catastrofi. Io conosco persone che amano proprio lanciare questi moniti. Lo so, il 21 aprile ci sarà la caduta dell'asteroide, per cui, non so, nel 2025 arriverà l'anticristo. Poi di nuovo con un'altra profezia nefasta, oppure ci sarà un terremoto che spaccherà la terra in 4 pezzi, non so, tutte cose del genere. Per cui in realtà la rivelazione non è questo. La Se mi rivelazione è permetto. proprio, è certo. Se mi permettete, voglio aggiungere una nota importante riguardo a quello che hai detto. Secondo me è importante, poi magari non lo è. E qual è? Tu hai parlato di falso maestro, quindi essendo in una realtà duale come la Terra, la nostra realtà, tra virgolette, se c'è un falso maestro, esiste anche un vero maestro. E così come noi vediamo fuori di noi una realtà, esiste anche una realtà interna. Questo lo sappiamo, sono cose Certo. banali. Diciamo della prima lezione di vita. Allora, cos'è che voglio dire? Che i falsi maestri, cioè il falso maestro, è per eccellenza interno, prima di tutto, prima di essere esterno, prima di essere poi olograficamente proiettato in tanti personaggi che incarnano questa energia. Che cos'è il falso maestro? Che tutti noi abbiamo dentro, ce l'ho dentro io, ce l'ha dentro Patrizia, dov'è di qua? C'è dentro Germano, c'è dentro tutti. Questo falso maestro è l'ego, è il falso sé, il falso io. È quella parte di noi che è plurima, ecco perché ci sono poi
10 teste o 7 teste, adesso non me le ricordo, della bestia. Perché i mostri hanno tante teste, non ne hanno una, Sì, perché rappresenta diciamo prima. la pluridentità. L'ego è plurimo, non è singolare. E c'è sempre questo falso maestro. È che in questo tempo, come diceva Germano, noi lo vediamo, ci accorgiamo che lui vorrebbe prendere il timone totale della nostra vita. Allo stesso tempo abbiamo anche però il vero maestro che si affaccia anch'esso. Perché siamo in un momento in cui tutto viene rivelato e non viene rivelato solo una parte, viene rivelato tutto quello che è verità. È verità sia l'oscurità che la luminosità, sia la falsità che la verità stessa, scusate se mi ripeto. E questo vero maestro che noi abbiamo dentro e che ovviamente non tutti riusciranno a seguire, perché vuol dire, come diceva Gesù Cristo, lasciate tutto e seguitemi, abbandonate tutto e seguitemi, è appunto la nostra anima, la nostra essenza, quel vero sé, prima ho parlato di falso sé o falso maestro, e qui adesso parlo di vero sé o vero maestro interno. Ma se non si compie un lavoro quotidiano preventivo di questi tempi in cui queste forze vengono comunque spinte fuori, è un pochetto difficile comprendere chi è il vero e chi è il falso e soprattutto mantenere quella fermezza che in un tempo di tempesta come è questo andrebbe mantenuta per poter navigare su qualunque mare in tempesta che stiamo vivendo. Quindi, infatti, ho sentito una domanda di una ragazza, Francesca Fanni, che diceva: la Sì. butto lì a tutti voi, Sì. ma innalzeranno le vibrazioni Sì. visto che gli umani si dividono in ilici, psichici e pneumatici. Adesso non entriamo in merito di questa suddivisione a tre, però, per quanto mi riguarda, poi ti lascio la parola a te, Germano. Chiaramente che no, ma non perché esistono degli eletti al mondo. Ognuno di noi è responsabile della capacità di ricevere e di dare. Se non siamo in grado di sostenere quello che sta giungendo dal nostro interno e anche se vogliamo dall'esterno, dalla stessa terra o dallo stesso sole, la responsabilità è solo nostra e vi posso dire che chiaramente non tutti saranno in grado di sopportare e supportare questa energia che è la rivelazione di se stessi. Quando uno vede, io l'ho raccontato proprio recentemente nelle mie scuole, quando uno vede le parti, non dico nascoste, ma proprio quelle che non credeva nemmeno di avere nascosto, può impazzire, può andare fuori di matto, può perdere anche quel barlume di centro che aveva in tanti anni Ma infatti rosicato di sta averlo. accadendo. Esattamente. Quindi la mia risposta è no, però a tutti, Francesca, Fanni, verrà data la possibilità di innalzare le vibrazioni, usando le parole che usi tu. Cioè questa chiamiamola forza, energia, possibilità, opportunità, non fa preferenze, è come la luce del sole, non fa alcuna preferenza. Bacia tutti, belli, brutti, criminali, santi, ma sta a te mettere anche solo una mano tra te e il sole, che il sole non ti può violentare, non può bruciarti la mano perché ti deve illuminare. Lui, potentissimo, onnipotente, ma se tu gli poni una mano davanti o un ventaglio, lui non può baciarti. Quindi non tutti riceveranno questo perché non tutti saranno aperti a questo, però tutti avranno la possibilità di accoglierlo potenzialmente. Non so se vuoi. Esatto. No, perché la luce, vedere questo mi piace molto questa metafora del sole, perché me esporsi alla luce significa mettersi al nudo. Quando si va in spiaggia ci si mette in costume, no? Quindi è un po' come se quando ci si espone alla luce di Dio ci si mette al nudo. Molti non hanno questa capacità. Non hanno questa capacità perché non vogliono vedersi e allora combattono anche la luce perché gli riporta alla memoria quello che sono. A me, io no, non perché mi voglia mettere su un piedistallo di diventare un eletto così, però ho avuto spesso, anzi, man mano che vado avanti con il mio lavoro interiore, ho sempre più persone che mi osteggiano.
ma anche senza motivo. Io non semplicemente neanche parlo, solamente la mia presenza può dare fastidio. Perché lo posso spiegare solo in questa maniera, perché faccio da contraltare. Quindi uno quando è accanto a una persona che ha fatto un certo tipo di lavoro è costretta a vedere se stessa. E questo chiaramente fa male. Questa è la grande tribolazione per me, perché poi uno si può anche rifiutare per sempre di vedere quella parte che deve lavorare, ma prima o poi dovrà vederla. Sì, la cosa diversa da questi tempi ai tempi passati, suddividiamolo così, è che una volta era volontario. Cioè Ah, tu, adesso sì, infatti, capito? adesso. Una volta era volontario, era un qualcosa che partiva dalla tua volontà, dalla tua ricerca, dalla tua Adesso maturità. si è obbligati quasi a Adesso non c'è più fare. tempo, cioè non c'è più tempo di... In qualche modo io uso questa affermazione, magari un po' così, un po' profi, un po' appunto catastrofica. Non c'è più tempo in che senso? Non c'è più tempo di maturare. La vita vi fa maturare. È così. Cioè, al punto in cui tu sei arrivato da solo, dovrai rispondere. Se hai lavorato In bene prima. questo c'entrano tantissimo anche le incarnazioni precedenti, perché se hai delle incarnazioni precedenti dove non sei stato propriamente luce o comunque hai avuto delle vite un po' così e così e le devi lavorare, hai ancora più lavoro da fare. Condivido. Aggiungo un'altra cosa, perché la natura è saggia e Dio è onnisciente. Cosa accade adesso? Accade che è vero che non c'è tanto tempo per iniziare un lavoro come poteva essere millenni or sono, perché la forza di rivelazione e quindi di svelamento di ciò che siamo, di ciò che non siamo, quindi dell'ego, dell'anima, è potentissima. Tuttavia, c'è una grande potenzialità che non c'è mai stata, ossia l'opportunità di lavorare in maniera velocissima, in maniera, oserei dire, con il turbo, ecco, e tutte quelle parti nascoste per fare un lavoro condensato, concentrato, in pochissimo tempo. E difatti tante anime sono qui in questo momento perché sfruttano letteralmente, l'anima sfrutta un momento esistenziale come può essere questo qui sulla Terra, per compiere un lavoro che normalmente è dilatato nell'arco di diverse Sì, centinaia di anni, migliaia di anni. due, tre vite, quattro, anche E cinque. forse anche esattamente. Quindi è anche una grandissima opportunità, non so come definirla, mi viene solo quella parola Sì, lì. no, infatti adesso effettivamente vivi una vita, ne vivi 20, qualcosa Senti, così. ma È anche un giorno vissuto è quasi un mese, una tutto settimana. frenetico, si naviga a vista giorno per giorno, cambiano le cose. In 448 ti ritrovi in un altro, cioè in un altro futuro quasi, no? In poco tempo. È così. Ma a me piace pensare a quello che ha scritto Brizzi, che hanno mandato qui noi perché tutto quello che era arrivato prima non aveva funzionato. Ah, ci sta. Comunque, a chi ci ascolta, volevo consigliare anche un film che ho visto pochi giorni fa. È del 2001, si chiama Revelation ed è su Prime ed è tra l'altro ambientato tra Mons and Michael in Cornovaglia e Patmos, quindi tra le due Ah, per cose cui e tratta gli argomenti che stiamo stiamo toccando. toccando, sì. Non l'ho visto io. Io se volete invece, già che ce l'ho qua, se no magari me lo dimentico, vi consiglio questo libro qua del maestro Ivanov. Ah, certo. Si vede bene? Commento Sì. all'Apocalisse. Commento Allora, all'Apocalisse. sì, oltre quello che ha Thomas, che ho anche io consiglio questo. Vediamo, così. Leggi tu la copertina. Quello più piccolo. Emil Book, Sì. L'Apocalisse. Ah, Emil Book, l'Apocalisse. Sì, Eh? Emil Book. Bok. Bok, Apocalisse. E sì, poi l'altro Thomas l'ha già fatto vedere. Sì, quello lì.
Ci sono vari commenti, quando volete che li leggo. Sì, dai, Sì, cominciamo a... vediamo, 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 vediamo. Allora, torno un attimo indietro. Che l'avevo letto uno qui. Allora, buonasera carissimi, ho sempre creduto che la lettura dell'Apocalisse è sempre stata fatta troppo alla lettera. Non può essere una sintesi dei 2000 anni e il passaggio dell'era che deve trasformare tutte le forme pensiero aggregate, sì? Credo nella luce della resurrezione, dal sangue, era dei pesci, era luce, era dell'acquario. Grazie per gli auguri. Per me è un sì, secco. Ci Sì, sta. sì, Sì. È sì, sì. così. È così. Infatti ci dicevamo oggi al telefono io e Germano che alla fine, condensando molto, facendo un dado, cioè un riassunto proprio molto conciso di tutto quello che potrebbe essere, perché ci prendiamo anche la possibilità di sbagliare, ovviamente, l'Apocalisse. Si può riassumere nel cammino iniziatico, proprio Sì, nella gestazione del cammino iniziatico alla fine, è il del percorso che cammino ogni... Esatto. di cristificazione, oserei dire, cioè di arrivare proprio alla cristificazione. Infatti, alla fine dell'Apocalisse c'è la Gerusalemme celeste, se non sbaglio, che rappresenta l'uomo nuovo, cioè quanto il figlio dell'uomo, quando e quanto il figlio dell'uomo si struttura nella nuova personalità resuscitata, noi viviamo letteralmente in una nuova città fatta con un nuovo popolo che sono le nostre cellule, che sono sotto il dominio della forza dell'anima. Infatti, dopo magari qualche punto legato alle cose principali che vengono toccate nell'Apocalisse, io le vorrei svelare per quanto Ok, posso sì. farlo. Proprio i punti chiavi, Sì, non so come le leggo queste cose, appuntate. per aggiungere qualcosina a quello che hai appena detto, che è il libro di Giovanni, l'ho detto prima, è un libro sigillato e quindi è l'ultimo libro del Nuovo Testamento. Questo può significare anche che li contenga tutti. Il libro della Rivelazione significa che è lo scoperchiamento di qualcosa che è celato. E che cos'è che è celato al nostro mondo terreno? Al mondo superiore. Quindi, per ritornare alle tue parole, è il libro del cristianesimo che giunge a se stesso e porta l'uomo al compimento della creazione. Quindi è un libro Bello. tra l'altro ci sono anche dei rimandi proprio alla Genesi, no? Che chiude a cerchio tutta la creazione, che chiude a cerchio tutta la Genesi, che chiude a cerchio tutta la storia dell'umanità. Sì, ma infatti, guarda, tu hai parlato prima di Efeso. Così Sì. riprendiamo le parole che abbiamo detto prima, che è un, cos'è adesso, una città della Turchia, è un luogo della Turchia. Efeso adesso è Smirne, si chiama Izmir. Comunque, è una delle sette chiese dell'Apocalisse. Ecco, la mia maestra mi ha insegnato che, come dicevi tu all'inizio, tutti i testi sacri, di cui l'Apocalisse ne è uno, non possono essere capiti a patto che uno sia stato istruito e non solo istruito, ma abbia ricevuto letteralmente delle esperienze che lo abbiano trasformato. Quindi Esatto. conoscenza iniziatica, ma applicata. E quindi aver ottenuto delle iniziazioni che permettono di vedere, di leggere le cose, da un altro punto di vista, che non è semplicemente il punto di vista personale di qualcuno, ma è la visione reale di quel qualcosa. Sono dei nuovi stati di coscienza, se non... Esattamente. Esattamente. E mi ha insegnato che, per esempio, le chiese dell'Apocalisse, che sono Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sette, Sardi, Laodicea. Filadelfia, Laodicea, sono in realtà, quando vengono citate nel testo dell'Apocalisse, sono i sette chakra.
sono letteralmente le sette porte, cioè le sette chiese. Ecco, mi spiegò che le chiese nei testi sacri sono Sono i invece sette chakra. i sette chakra. E Efeso è il primo chakra. Così ci ricongiungiamo anche a, se vogliamo, la diretta che abbiamo fatto il 3 di marzo. E vi spiego perché. Efeso è il primo chakra. Tu hai parlato di San Giovanni che è morto lì, ha vissuto ed è morto lì. Sì, è vissuto più a Patmos, però poi sì, è vissuto anche a Efeso. Efeso. E anche della Vergine stavi parlando, se non sbaglio, di Maria. Sì, la casa di Maria era a Efeso, sì. È particolare perché uno potrebbe pensare, oddio, questi personaggi così mistici, così santi, alla luce delle parole che io ho detto, fatto che siano vere, ma ripeto, non sono mie, appartengono alla tradizione iniziatica, uno le ricongiungerebbe a, non so, al settimo chakra, almeno, o perlomeno al chakra del cuore. Il chakra del cuore è Tiatira, settimo chakra è Laodicea. E invece no, Efeso, che è il primo chakra, è il chakra legato, lo sapete, alla sessualità, alla forza, tra l'altro, che è stata combattuta in tutto il cammino iniziatico e in tutta l'Apocalisse, cioè la famosa bestia, il proprio animale interno. Ed è singolare, Drago. particolare, il drago di cui abbiamo parlato io e te la volta scorsa. È singolare agli occhi di una persona magari non istruita e non iniziata, passatemi il termine, ma non lo è per chi invece comprende e ha sperimentato che cosa voglia dire veramente lavorare su se stesso, che è letteralmente domare questa forza che ha come casa la sede principale, la prima sede energetica, che è appunto Efeso, che è il primo chakra, il luogo dove è raccolta la forza Kundalini, dove è raccolta la divina madre, la madre divina, e dove è raccolto tutto quel potere bestiale, animale, ma soprattutto potenziale che l'essere umano E ha. E anche se c'è si quella vede radice comunque, esattamente il famoso radicamento. bestiale, se non viene, se viene portata evoluzione, che però poi diventa celestiale, perché il drago può mettere le ali. Esattamente, sì, certo. Bello, È così. bell'immagine. Rimane una bestia, ma rimane una bestia al servizio dell'uomo e evoluta, cioè che vola e che non si ribella più, ma diventa domata, cioè diventa il servitore. Non è un caso che se Efeso è primo chakra, Maria sia vissuta lì, perché Maria È quella. nell'immagine, nell'iconografia classica della Vergine, da Guadalupe fino all'Immacolata, è colei che è l'immagine di Eva che schiaccia il serpente, no? La stirpe di Eva che schiaccerà col calcagno la tua testa. E tu Quindi questo serpente, non puoi schiacciare qualcosa stando distante da quel qualcosa, devi stare lì vicino. che tenta il femminile ogni volta, e quindi c'è bisogno che il femminile riconosca in sé queste energie che nelle religioni indù chiamano Apsaras o mi sono appuntato Dakini, queste energie femminili che sono legate al tamas, cioè alle energie più oscure. Sì, quelle statiche. Bisogna che queste vengano trasmutate perché possa il femminile poi autentico di Maria dominarle. È sempre lo stesso discorso legato al drago, al serpente, al Certo. Satan, sempre, è tutto gira intorno a questo. Credo che anche nel libro dell'Apocalisse poi si intenda questo alla fine, di domare queste energie, si può dire draconiche, comunque Per me sì. del drago, e riportarle a. Diciamo, perché noi non possiamo ucciderlo in definitiva questo serpente, perché fa parte della creazione, fa parte anche di noi, Ma poi è anche stupido, io direi. ma possiamo domarlo, possiamo trasmutarlo, possiamo, prima di tutto però dobbiamo imparare ad amarlo e a riconoscerlo.
perché se non facciamo questo, non può, cioè perché se lo odiamo diventa difficile poi ammaestrare. Quando è che si ammaestra un serpente? Quando Gli se lo si fa indiani, amico. però, lo fanno anche con la musica, gli indiani, per esempio, no? Con questi. Sì, con il canto credo che i suoni, il canto, la musica possa influire molto su questo. Poi Thomas ci può aggiungere Vibrazione e qualcosa in questo frequenza. senso, ma credo che Ma insomma, questo sono d'accordo. è il punto. Il Questa è la canto è una chiave delle proprio esperienze. Certo, sono d'accordo. Dicevo, il canto è una delle espressioni massime dell'anima e anche del cuore. Si dice canta che ti passa. Quando uno è felice, canta. La vita è andare là dove ti canta il cuore, dove il cuore ti canta. E quindi assolutamente, cioè il canto in realtà sarebbe un qualcosa anche di non sonoro, perché il canto è l'emanazione aurica di una persona quando è esattamente con la sua aura. Allora si dice che le cellule cantano perché c'è un'armonia tra di loro che permette un funzionamento perfetto e una collaborazione, una cooperazione tra loro stesse, tra il popolo delle nostre cellule, che fa emettere un suono unico, coerente, come se fosse un'orchestra diretta da un direttore. Infatti il risvegliare il sé, cioè trovare il Cristo interno, risvegliare l'anima, in qualche modo vuol dire trovare il direttore d'orchestra delle nostre cellule, delle nostre forze. Queste assieme, grazie a lui, perché senza di lui non riescono, possono esprimere un'armonia che prima non è possibile trovare. E questo è il vero Quando canto, la sì. forza che gestisce, che fa amare tutto quello che abbiamo dentro, che permette di domare anche le forze più infere. Perché sarebbe stupido, adesso concludo, sarebbe estremamente stupido tagliarle via. Perché vorrebbe dire tagliare via metà di noi e soprattutto la parte fatta di quel materiale che ci permette poi di elevarci, perché esistono due cose: esiste il carburante ed esiste la meta. Non possiamo raggiungere la meta senza il carburante e la macchina. Certo, la macchina, il carburante puzzano, sono di ferro e di per sé non sanno dove andare se non gli mettiamo qualcuno che ha un ideale. Appunto, bisogna farle collaborare queste cose perché non si può andare da nessuna parte spiritualmente senza mettere al servizio, senza nobilitare e mobilitare le parti fatte di materia, diciamo così, cioè là dove c'è proprio l'energia. L'energia arriva da lì. Ecco che nessun iniziato ti direbbe di eliminare quella parte che poi, diciamocelo, nasce proprio nella sua accezione più vera come energia sessuale, perché di quello si tratta. Nessun iniziato ti dice che va repressa o che va tagliata via o che è impura, ma che va sicuramente innalzata, che va vissuta, va toccata, va domata, va conosciuta e va attraverso chiaramente un ideale, perché sennò si disperde in orizzontale e ti trasforma a te stesso in un animale. Ma se tu hai un ideale, un obiettivo, una meta divina, alta, superiore, quella forza lì è letteralmente il carburante che ti permette di ottenere quella regione, quella dimensione, quello stato di coscienza che parlavi tu, Germano. Mi hai fatto venire in mente un po' di cose. Una me la sono persa nel frattempo, però l'ultima che mi ha fatto venire in mente è che alla fine del cammino di Santiago de Compostela, che è il cammino iniziatico, è chiamato anche il cammino del potere, si arriva nella piazza antistante la Basilica di San Giacomo, Santiago, che si chiama Plaza dell'Obradoiro. In galiziano significa dell'opera d'oro, l'opera d'oro. E la tradizione esoterica di Santiago
perché mi sono informato su questo, ho intervistato diverse persone, dicono che su questa piazza convogliano i quattro cavalieri dell'Apocalisse che alla fine dei tempi crolleranno e sono rappresentate dai quattro edifici che sono sulla piazza, e cioè la Chiesa, la religione, l'economia, la politica e la finanza. Scusami, l'economia, la politica, l'università, quindi la scienza e la religione. Sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse che dovranno crollare perché si prepari poi il nuovo mondo. E quindi quando il pellegrino arriva nella piazza dell'Obradoiro, si trova questi quattro cavalieri che sono rappresentati da questi palazzi qua. Mi colpì molto questa spiegazione così originale, diciamo, della città, che si riallaccia poi al nostro tema. E difatti noi stiamo vedendo il crollo di queste istituzioni, stiamo vedendo il crollo della scienza, il crollo della politica, il crollo della religione e il crollo dell'economia. Sì, pienamente d'accordo. È assolutamente così, che poi sono i quattro elementi dentro l'uomo, eh. Sono i quattro centri principali. Quindi per tornare al discorso di prima, per superare e sopravvivere soprattutto al crollo di qualcosa che fino ad oggi è stato così, bisogna avere dentro delle rocce, bisogna appoggiare i piedi sulla roccia, perché se si hanno i piedi sulle sabbie mobili si va giù. E cos'è la roccia? La roccia è il Cristo, la roccia è Yahweh, cioè Dio. Se tu poggi i piedi sulla roccia, non vai a fondo. Quindi, se hai lavorato bene, se hai, diciamo, fatto un certo tipo di percorso, non puoi sprofondare con tutto il mondo. Perché ti tieni, infatti, le persone che hanno fatto un certo tipo di lavoro, sì, guardano quello che accade, ma non si fanno più di tanto influenzare. Giusto. Almeno io sto vedendo questo. Poi oggi è insomma, una giornata un po' particolare perché noi l'avevamo scelta così un po' a caso. Abbiamo detto il 25 e poi Patrizia ha detto: "Ah, ma il 25 è anche il mio compleanno, quindi facciamola il 25". Poi strada facendo, sono passati 20, quanti giorni sono passati? 20, 15 Sì, grazie, da lui. 22. 20 giorni sono successe tante cose e oggi c'è stata anche questo evento pazzesco, per cui c'è stata una consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria, quindi è una giornata Non importante. so Tra perché l'altro, l'hanno ripetuto, era già stato fatto, se non sbaglio, anni fa. questa viene praticamente da una volontà espressa dalla Madonna, la Vergine, la Madonna di Fatima, Fatima, nel esatto. 1929 era stato detto questo, ma nel 60 io so che Giovanni XXIII ricevette la terza profezia di Fatima, o comunque anche la quarta, cioè le profezie di Fatima, e gli venne indicato di consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria, cosa che non fece. Chi diciamo, lo ha seguito poi nel pontificato ha fatto sempre queste consacrazioni piuttosto in ritardo. Però, credo, questa è una mia opinione, non eravamo ancora nel clou della situazione. Ora siamo nel clou perché abbiamo, come posso dire, una miccia sotto i piedi, no? Perché c'è una guerra in corso e quindi è imminente, quindi è proprio è una consacrazione dell'ultimo minuto. Però è una consacrazione che tra l'altro è avvenuta, noi sembrerebbe che abbiamo tre papi da quello che ho cercato di capire, perché ce n'è uno che è stato eletto, ma non si capisce se è un papa, un altro che è andato in pensione, che si è dimesso, e un altro che è stato invece fortemente voluto da
dalla curia, diciamo, ortodossa o comunque da moltissimi vescovi cattolici e ortodossi. E quindi sembrerebbe che tutti e tre abbiano consacrato, quindi abbiamo una tripla consacrazione di questo Beh. paese che comunque è l'unico paese al mondo che ha l'appellativo di santo, si dice Santa Madre Russia, È vero. almeno si diceva così. Cioè, è quantomeno... Insomma, come posso dire? È una giornata piuttosto insolita. Esatto, Poi è anche la giornata dell'Annunciazione oggi, anche la l'Annunciazione a giornata Maria. dell'Annunciazione. Non capiscono chi è il terzo Papa. Allora, Ah, uno. ok, sì. Il terzo Papa chiaramente che non ha avuto un'elezione da Però esiste, col diciamo una cosa, esistono sempre perlomeno due livelli, ma anche tre. Il livello esoterico, cioè esoterico, che è il livello quello del volgo, della superficie, quello della massa, e che è Sì. l'argentino, quello che attualmente è riconosciuto come uomo vestito da papa. Poi c'è il papa esoterico invece, che non lo sa nessuno chi è, perché appunto lo sanno solamente gli addetti ai lavori. E poi c'è un papa intermezzo, infatti si chiamano papa bianco, papa nero e papa grigio. Quindi oltre a quelli che conosciamo noi ce ne sono altri dietro, cioè ad No, no, altri livelli. sono quei tre che hai detto tu alla fine. Ok. Cioè, sappiamo noi che sono uno l'argentino, l'altro il tedesco E l'altro italiano. e l'italiano. Esattamente, quindi sono quelli. Ed è singolare che comunque si siano trovati tutti, diciamo così, d'accordo, probabilmente spinti da una quarta forza che gli abbia fatto fare questa consacrazione. Sì, Io stavo. deve essere successo qualcosa di molto particolare perché sinceramente io l'ho trovato piuttosto insolito, no? Evidentemente, come si dice dalle mie parti, qualcuno hanno visto i sorci verdi, forse dai mondi superiori o forse dai mondi inferiori, non lo so. Chi lo sa, io stavo anche ascoltando questa cosa oggi pomeriggio, quando ci siamo parlati io e te, in merito al capitolo dell'Apocalisse quando viene nominata la donna vestita di sole, che tiene sotto i piedi una mezzaluna Crescente, sì. coronata di stelle. E non lo so, dimmi tu qualcosa, Germano, poi magari mi No, introduco. dimmi tu, dimmi Ah, tu. stavo appunto pensando, però non voglio azzardare cose, che ci fosse una tra le varie letture, perché voi sapete che ogni cosa ha diversi livelli di lettura in base allo stato di coscienza, in base anche al livello che uno vuole vedere di quella situazione. Stavo anche pensando proprio che questa donna che partorisce poi il nuovo mondo, perché quella donna vestita di sole partorisce alla fine il Cristo, il nascituro, il nuovo Partorisce il figlio dell'uomo. figlio dell'uomo. Sì, perché è un Esatto. femminile, questa donna è un femminile che abbiamo tutti noi dentro. Sì, è il femminile sacro. Il femminino, potremmo chiamarlo anche il femminino, proprio il femminino puro. E ho quasi pensato che fosse lo spirito di quella nazione, lo spirito della Russia. Perché tu hai detto Santa Madre, la Russia come l'Italia è uno spirito femminile. E poi ho detto, ma la luna sotto i piedi? Beh, c'è la Mesopotamia, la mezzaluna fertile sotto, un po' sotto. E Sì. poi incoronata di stelle, mi è venuta in mente l'Europa. La bandiera dell'Europa e tutti i rapporti che ci sono. Quando uno si mette la corona, che è partito da qua ed è ancora qui, vuol dire che in qualche modo è regina, cioè domina quella dimensione. Queste sono tutte le letture che ho fatto brevemente oggi No, pomeriggio. ma mi piace molto questa lettura.
E poi Io vestito. ho lavorato in passato con i russi, con la scuola di Mosca, della Kabbalah, dell'albero della vita, Sì, sì. e la loro cristianità è molto diversa dalla nostra. Prima di tutto è più autentica, perché gli ortodossi sono autentici. E Proprio quello poi che hanno volevo. il Cristo della trasfigurazione, non il Cristo della colpa. E la venerazione poi assolutamente di Maria. Quindi la donna vestita di sole, secondo me, potrebbe anche essere da un punto di vista, passatemi il termine, geopolitico anche, seppur non è il mio ambiente assolutamente, però anche quell'entità lì, perché dietro ad ogni stato c'è un'entità, c'è una forza, c'è una forma pensiero, un'egregora enorme, che è di stampo femminile. E Certo. perché vestita di sole? Perché è l'unico stato ormai che mantiene addosso a sé la luce della verità, la luce della cristianità, è il Sì. baluardo della cristianità in questo momento, c'è quella regione lì e non è un caso che sia Quale l'unica. regione lì? Allora, cominciamo a dire i nomi perché sennò poi ci sono un sacco di domande e noi non rispondiamo e si arrabbiano. Sbagliato, non è una regione, è un enorme stato, cioè continente addirittura quasi. Ok. La Russia. La Russia, sì. Io non ho sotto mano il testo della preghiera di oggi, che è stata quella che è stata letta, diciamo, per la consacrazione. Mi è arrivata, me la ricordo un po', e parla proprio del fatto che la Russia porterà la salvezza nel mondo Infatti stavo attraverso. dicendo che è l'unico stato, scusami se ti interrompo Germano, ma ce No, l'avevo no, lì. no, no, ma stiamo dialogando, per cui. È l'unico stato che adesso, la Russia, Patrizia, che sta letteralmente contrastando tutto quello che non è luce, che non è sole, ecco. Esatto, l'egemonia della finanza. Brava, sì, è tutto, i quattro cavalieri, politica, scienza, cioè lei Esatto. vuole la luce, vuole la verità ed è disposta a tutto. A Quindi per me, tutto, esattamente. da un punto di vista proprio di lettura di quello che sta accadendo, la donna vestita di sole È sulla lei che faccia schiaccerà il serpente. è quella regione lì, regione, scusate, quello stato. Quella nazione. Allora, Scusa un attimo, dato che l'altra volta abbiamo parlato della Sacra di San Michele, di San Michele Arcangelo, e probabilmente chi ci sta seguendo non ha seguito la puntata, c'è Marzia che dice: a Val di Susa, nella Sacra di San Michele, esiste un quadro con l'immagine della Vergine, la luna e il serpente sotto i piedi. beh, ma l'immagine della Vergine è così anche l'immagine di Guadalupe, di qualsiasi, cioè dell'Immacolata Appunto. stessa, così, sono tutte così. Perché è quella forza che schiaccia il demonio, comunque il maligno. È il femminile, eh? Non è altro, è il femminile che riesce a domare quelle forze. Il Sono femminile, d'accordo. eh sì, è quello lì. A Ecco, me è stato anche insegnato questo, non è se viene solo. raffigurata in un dato modo, è perché ci sono determinati simboli che gli danno determinati significati. Questo lo dico a quelle che hanno scritto Allora, quelli che la ascoltano. papessa anziché la Madonna di destra e la Madonna di sinistra. Sì. La Madonna viene raffigurata in quel modo perché ha quel significato con quei Quel potere simboli lì. e quel potere lì, che poi Potere. sia a Genova, a Milano o in Francia o in Russia, viene rappresentata così. Dico anche una cosa, dato che è un po' anche il mio ramo. Gli esorcisti, non è che invocano San Patrizio, San Gennaro, invocano la Vergine Maria. Cioè, capite? È la Vergine Maria che permette, insieme a San Michele Arcangelo e anche a tante altre cose, ma è la Vergine. Di E fronte non alla è Vergine neanche. è immacolata, la Vergine non è mai stata tentata, E cioè non è proprio neanche un zero. caso che per più o meno 80 anni la Russia sia stata sotto un potere, quello comunista, che l'ha privata della possibilità della confessione cattolica, della confessione, cioè, ortodossa, cristiana. Poi ve l'ho detto la volta scorsa, la bandiera che ha bianco, rosso e blu. Blu, Sono esatto. letteralmente i tre colori della cristicità, sia di San Michele Arcangelo che della Vergine Maria e che del Cristo. Sono i due raggi del cuore del Cristo della Misericordia, sono i colori associati a San Michele Arcangelo e sono anche i colori associati alla Vergine Maria.
sono i colori primari, il maschile e il femminile, ma con il bianco della purezza, quindi dell'immacolatezza. Adesso, per non entrare troppo in questa cosa, Sì, perché altrimenti. questo comunque, questa consacrazione in teoria dovrebbe, e ce lo auguriamo tutti, scongiurare la terza guerra mondiale, quindi tutto si dovrà risolvere in un altro modo e non con una guerra mondiale. Ecco, perché c'è una persona che come la Russia riporta Sì, ho la luce del letto. mondo attraverso la guerra. Non abbiamo detto Quello questo. lo dico un altro giornale. Non abbiamo letto questo. No, stiamo parlando su altri livelli, non. Esatto, non c'entra proprio niente quello che succede a livello di attualità. C'era un'altra osservazione, dov'è? Perché in pratica non hanno ancora capito chi è il terzo Papa. Ma Il come è cardinale un è un cardinale, perché non è che è stato eletto, è stato proposto come papa dalla curia, diciamo, degli ortodossi, alcuni vescovi italiani. Il cardinale Viganò, Monsignor Viganò. quello che Monsignor Viganò. si è palesato ampiamente in questi ultimi 2 anni e ha dato un'altra visione e della cristianità e di ciò che è avvenuto in questi 2 anni. Esatto. Sì, comunque Diciamo affari loro. Affari però loro, è singolare che tutti e tre, sembrerebbe che tutti e tre abbiano consacrato questo paese al cuore immacolato. Questa è la cosa che poi è interessante, perché questo, secondo le profezie di Fatima, scongiurerebbe lo scoppio proprio della terza guerra mondiale. Quindi diciamo che la conversione che la Russia porterà con l'ortodossia del cristianesimo convertirà tutto l'Occidente, perché l'Occidente ha perso essenzialmente le radici cristiane. Noi ci sentiamo, cioè, ci riteniamo cattolici, ma siamo cattolici così, di forma, non di contenuto. Abbiamo perso il sole, che invece la donna vestita Siamo di sole l'ha mantenuto. cattolici di forma, non di contenuto, quindi facciamo le cose, non so, preghiamo a memoria, ma non lo facciamo veramente con un sentito, non sappiamo interpretare le scritture, ci perdiamo nel catastrofismo e nella superstizione anziché capire che l'Apocalisse parla di tutt'altro. Questo è un problema. Perché ci siamo persi proprio ci siamo persi per strada, quindi ci siamo persi la radice del cristianesimo. Quindi la Russia ha questa radice e probabilmente designata dall'alto, dai poteri soprannaturali, di riportare questo nel mondo. E chiaramente questo non piace a chi non piace, a quei poteri che non amano questo, che non amano la luce, a quei poteri che non amano la luce, fate voi chi so, chi, cioè, si fa presto diciamo, a capire chi siano questi poteri. Certo. Voglio precisare, posso dire una cosa, Sì. Patrizia, velocissima. Mi permetto di dire che una consacrazione non è un atto così formale, non è una cavolata, È un rito. è un rito magico che permette di sbloccare il potenziale di qualcosa e di investirlo di un'intenzione. Cioè, la consacrazione che è stata fatta oggi, ma anche quando voi consacrate una candela piuttosto che la vostra casa o un quadro di un La maestro. meditazione. Esatto, quando voi consacrate qualcosa, attivate quella cosa ad esprimere quel potenziale. Perciò non è un qualcosa di simbolico, è un qualcosa di assolutamente reale, esoterico e che avrà i suoi effetti. Quindi il fatto che oggi sia stata fatta quell'azione consacratoria, quindi magica, sta ad indicare che sicuramente viene attivato quel potere che io e Germano abbiamo discusso, cioè questo femminino sacro, che poi non lo so, la gente qua chiede in che forma prenderà il divenire di questo aiuto mondiale, di questa solarità, questo non lo so, però sta di fatto che è oggettivo che quella nazione abbia mantenuto il sole dentro, anche se sia una nazione fredda, ha mantenuto anche attraverso l'ortodossia, attraverso
una vera percezione Beh, del tempo. ecco, secondo me anche col fatto che è stata veramente violentata durante quegli 80 anni di comunismo, loro l'hanno nascosto, dovevano professare in segreto perché era proibito, Come i primi cristiani. come i primi cristiani, quindi hanno vissuto 80 anni di oscurantismo, 80 anni per cui questa religione è rimasta e covava dentro e poi a un certo punto è esplosa. Dico l'ultima cosa, poi lascio parlare Patrizia che aveva una domanda. Quando accade questo, cioè quando accade che vieni privato della possibilità, alla luce del giorno, alla luce del sole, di coltivare qualcosa, cosa succede a livello psicologico? Che sviluppi, è come quando ci mettono un tabù, cioè sviluppi proprio la volontà di toccare quella particolarità lì. Come tu stavi appena dicendo, la Russia è stata privata per 80 anni di apertamente di avere un culto, insomma, un culto cristiano in maniera tranquilla, serena. Cosa vuol dire? Che ha sviluppato, è stata spinta a sviluppare in maniera interna, in maniera più volontaria, in maniera più esoterica, più vera, più viva, proprio quel culto lì. Perché quando noi mettiamo un tabù, cioè questo non lo devi fare, quando diciamo a un bambino Ah questo non lo devi certo, è il fare, momento, è proprio il andiamo momento proprio che... di lì, andiamo proprio di lì. Invece quando noi è stato dato la possibilità di accomodarci nella religione cristiana, la comodità non ha assolutamente tenuto viva la fiamma del cristianesimo, quello vero, della cristicità, oserei dire. Cioè, Sì, però dice. di base però la religione ortodossa vive una cristianità diversa che è intanto legata più al Cristo trasfigurato, quindi della risurrezione, La piuttosto risurrezione. che al più, invece il cattolicesimo è legato al Cristo della passione, quindi della sofferenza, della colpa, dell'espiazione, sono tutte cose che sono tipiche poi dell'Occidente, perché soprattutto dell'Italia, di questo paese. Non so a che punto vogliono arrivare gli italiani nel gusto di soffrire, perché ce l'hanno proprio nell'inconscio. Io comincio a sospettare che alcuni amino proprio essere masochisti al punto di soffrire e voglio dire una cosa, io non sono contro gli aiuti umanitari, bisogna aiutare il prossimo, ma se non si aiuta se stesso, cioè se non ci aiutiamo prima noi, non possiamo aiutare fuori. Quindi è come nel lavoro psicologico di una persona. Se non ci si aiuta prima noi a purificarci, a comprendere, a capire e non guariamo noi stessi e il nostro inconscio, poi non possiamo andare a guarire gli altri perché facciamo danni agli altri e a noi stessi. Quindi prima di tutto bisogna guarire noi. Quindi aiutiamo se possiamo chi è in difficoltà. Ma aiutiamo prima di tutto anche noi stessi. Invece in Italia avviene il contrario, si aiuta prima il prossimo e poi il vicino di casa che magari muore di fame lo lasciamo lì e facciamo finta di Non ne non frega niente a vedere. nessuno, proprio. Allora questo lo trovo piuttosto ingiusto. Sì, è anche Assolutamente. ipocrita. Mentre la Tante parole. Russia, Anche quando c'è stato il ipocrita. terremoto, è stata una delle prime che ci ha aiutato, il terremoto dell'Aquila. Sì, non solo il terremoto, anche col Covid. I primi mesi del Covid c'erano tutta una I delegazione medici, di l'equipe. medici, scienziati, equip, ricercatori russi sono stati i primi ad arrivare, quindi. Sì. Donatella Morelli dice una verità. Sì, non so se ci C'è la sono delle crisi. domande, dei chiarimenti da Sì, io fare. prima della Donatella Morelli andiamo per gradi. Vai, tranquillo. Qui comando io i commenti, va bene? È giusto. Ma poi dobbiamo festeggiarti, no? sì, dopo facciamo la festa. Allora, c'era la Stefania Fiorani, che chiedeva, ma come si fa? Eccolo qui. Sì, certo, però forse si potrebbe spiegare un po' più chiaramente come avverrebbe questo ritrovamento della luce. Io non dico niente, se no sai come sono io, Non è che la luce si ritrova, è un lavoro che bisogna fare su di sé. Non è che si va a fare una passeggiata nel bosco e si trovano le lucciole lucciole. e si ritrova. No, è un lavoro che bisogna fare su di sé.
forse Thomas lo spiegherà meglio, Insomma, no, noi e Andy su essendo. Visione Alchemica, che attraverso tutti i relatori che vengono, ogni relatore dà le sue indicazioni. Ovviamente non è che prendiamo quelli che passano di qua per caso, c'è una selezione delle persone. Difatti, Thomas è persona presente su Visione Alchemica ormai da diverso tempo, perché ne ha facoltà. Ha una scuola esoterica e ha fatto diverse puntate dove spiega qual è il lavoro da fare per ritrovare la luce. Thomas, lascio a te la parola. Beh, ma non commento perché Beh, ma c'è una scuola per cui se uno vuole ha anche il punto d'appoggio dove potersi recare. cercate me, il mio nome e cognome qui. E sei scuola esoterica iniziatica, poi su YouTube ci sono tanti video e se avete bisogno di informazioni personali scrivete a scuola esoterico iniziatica @gmail.com e noi vi rispondiamo. Non dico altro perché è come svelare che cos'è l'amore, che cos'è la saggezza in due parole, è una cosa Infatti, no, impossibile. cioè colui che vuole sapere ricerca, no? Il cercatore che Sì. cerca l'acqua perché è assetato e trova l'acqua Chiedi anche nel deserto. e ti sarà dato. Allora, se tu guardi, adesso non mi ricordo il nome, Stefania, a seconda se è su YouTube o su Facebook, poi a seconda se è sul cellulare o sul PC, c'è una descrizione in alto o in basso di questo video e ci sono tutti i link sia di Germano sia di Thomas con il sito, la pagina Facebook, canale YouTube. Cercate perché ce l'avete lì, lì davanti a voi, lì sopra, la luce è lì sopra. La luce. C'è qualche domanda interessante perché se no abbiamo anche, cioè io avrei ancora delle cose da buttare lì, da gettare. Direi vai pure avanti, dai. Vado avanti? Non c'è niente Sì. di interessante? Allora, sì, sono conferme, vero Germano? Infatti, dopo il concilio di Trento sugli altari delle chiese è stato posto il crocifisso, mentre nelle chiese ortodosse dietro l'iconostasi è rimasta la raffigurazione del Cristo regnante. E cioè, sono conferme. Poi E ci poi sono. c'era Peraltro, Donatella Morelli che diceva perché la Chiesa cattolica è la Chiesa di Pietro. c'è. Come? Ho sentito una Germano? voce. Ho Sì, sentito Germano una. stava iniziando a parlare Infatti, Germano. adesso nell'uscita. Mi Ci arriva sentite? in. Sì, ci Sì? arrivi un po' tipo con la dinamo presente. Mi sentite Con la ora? carica. Mi sentite bene? Sì, Ora? adesso Ok, sì. Sì. allora, a proposito di questo, la fine della Chiesa di Pietro, nello shift sarà la Chiesa Giovannita che andrà avanti, cioè proprio la Chiesa di Giovanni, la Chiesa di Ecco. Giovanni Evangelista. E quindi, ritornando al discorso nostro dell'Apocalisse, essendo l'Apocalisse l'ultimo libro dei Vangeli, è chiaro che nasconde i segreti di quello che sarà la nuova cristianità. La nuova cristianità e quindi nuovi stati di coscienza che potranno produrre la nuova Gerusalemme, che è la nuova umanità. Ma la nuova umanità non può nascere se non si fa un lavoro su di sé, cioè su quello che abbiamo detto, no? Proprio la nascita di questo figlio dell'uomo che viene partorito dal sacro femminile, cioè al femminile che abbiamo dentro. È un discorso complesso che in parte abbiamo anche affrontato l'altra Sì, volta. che poi diciamolo per dare, cioè diciamo due parole in più, mi permetto di aggiungere proprio Vai. due parole. Questo femminile sacro che abbiamo dentro, alla fine è l'anima, alla fine è quella forza legata all'amore, legata al rinnovamento. È questo, cioè non è non so, avere delle tendenze di sensibilità o piuttosto che di
legate alla poesia o legate all'arte, è proprio la forza legata all'anima. All'anima in quanto seguo ciò che sento, non istintualmente, ma intuitivamente. E soprattutto è legata, ve lo ricordo perché è una parola associata alla Vergine, è l'immacolatezza, è la purezza, è la verginità inteso come purezza. Perché è vergine? Vergine è anche un segno zodiacale, è legato alla purezza, quindi all'immacolatezza. Non si può raggiungere un vero piano spirituale se non si coltiva la purezza nella vita. E la purezza è fatta di onestà, di sincerità, è fatta di verità, è fatta di luce, è fatta di amore, ma la purezza è letteralmente una virtù che l'uomo medio di oggi non coltiva assolutamente ed è l'unica primaria virtù che permette poi di accedere ai mondi Infatti, superiori. Proprio la purezza. I bambini, quella dei bambini. se vediamo i valori che propinano oggi dai cantanti al cinema, sono tutti antivalori, non sono valori, Sono valori. sono antivalori. Quindi è vero che bisogna che ci riportino dall'est venti di cristianità autentica, perché qui si è perso questa dimensione. Tra l'altro c'è una, poi ti lascio la parola perché volevo, perché poi mi dimentico altrimenti. C'è una profezia di Suor Faustina Kowalska, una suora polacca che era anche molto seguita, che poi credo che sia stata santificata da Papa Wojtyla. Sentì questa voce. E diventò poi una profezia. Amo la Polonia in modo particolare. Se ubbidirà al mio volere, l'innalzerò in potenza e santità. Da essa uscirà la scintilla che preparerà il mondo alla mia ultima venuta. Quindi, in qualche maniera, in Polonia dovrebbe, secondo questa profezia, dovrebbe avvenire qualcosa che ci sarà una scintilla che preparerà il mondo alla venuta, alla seconda venuta del Cristo. Che io non vedo la venuta del Cristo come, almeno nella mia interpretazione, come un ritorno fisico di lui. Lo vedo come un ritorno dentro il nostro cuore, all'interno di ognuno di noi, come figlio dell'uomo, ma all'interno di ognuno di noi. Quindi questo bambino che noi dobbiamo ripartorire dal nostro essere è il Cristo che verrà. Io la vedo un po' così. Sono pienamente d'accordo, Sì. chiaramente. È questo. Anche perché, povero Cristo, l'hanno messo in croce una volta, se ritorna, non è che No, non ci siamo così evoluti da riconoscerlo subito. E poi esatto. soprattutto dobbiamo comprendere che il Cristo non è una persona, ma è un'energia, è la forza delle forze, è la potenza Dobbiamo sovrana. dire, sì, bisogna distinguere il Gesù storico dal Cristo. Esatto. Spesso non si fa questa distinzione. L'avevamo detto anche l'altra volta. Sappiate anche una cosa, è la potenza nucleare in realtà che ognuno di noi ha dentro, che può essere, se viene scissa, ovviamente distruttiva, se viene mantenuta unita ed utilizzata, è un'esplosione di luce. Dico questa cosa velocemente, la Sacra Sindone, nonostante non sia ancora stata probabilmente dagli scienziatoni che abbiamo oggi riconosciuta come reale, però è stata palesemente certificata come appartenente all'epoca, ha impresso un'esplosione atomica cellulare, cioè la Sacra Sindone è un negativo del corpo sotto, del corpo che c'è stato sotto. Questo negativo è stato fatto da fotoni luminosi, è un'impressione come una lastra fotografica del negativo di una volta, delle fotografie di una volta. Questa è l'energia cristica che si è liberata dal corpo di Gesù e ha impresso la materia che aveva soprastante. È la potenza nucleare e la potenza nucleare è energia sessuale, ovviamente solarizzata, non certo. Certo, ma può essere la forza elettrodebole di cui parla la Giuliana Conforto, ispirandosi a Giordano Bruno, che è la forza dell'amore, poi alla fine. Può essere, non sono colto in quella roba lì. Può essere, sì, può essere, certo. Forse sono la persona meno adatta a chiedere. Quando Roma diventerà amor? Ah, certo.
Sì. E volevo ribadire questa cosa, scusate, la purezza, perché la Vergine è Vergine, cioè è pura, è immacolata, e da lì nasce il nostro Cristo interno, da lì viene richiamato il Cristo interno, che sono pienamente d'accordo con Germano, ma lo dicono i veri iniziati, raccontano di questo, il ritorno del Cristo è il ritorno di uno stato di coscienza nell'uomo. Il Cristo non si incarna più in una persona, ma in una comunità, cioè nella comunità umana che ha voluto accoglierlo e che si è preparata per accoglierlo. Quindi sarà un corpo vasto, dove non si potrà più prendere e crocifiggere, perché saranno tantissimi Cristi, che non dovete immaginarli come qualcuno che va in giro a profetare o a curare, perché lì quell'energia era condensata in un uomo, adesso sarà sparpagliata in tantissime persone. Sì, perché siamo nell'era dell'acquario e quindi Esatto, che lavorerà l'acquario in una situazione comune però, è il per un maestro ideale del collettivo, quindi ci saranno della tantissimi fratellanza, messia. esattamente. Eh sì. Infatti qua possiamo entrare nel tema dei profeti, della profezia. Sì, A c'era me qualcuno che piace parlava giocare. di Elia, Sì. profeta Beh, ci Elia sono, sull'Apocalisse. certo, c'è Elia, c'è Daniele, c'è Isaia, però veramente ci sarebbe tantissimo da dire, poi bisognerebbe leggerle, cioè bisognerebbe veramente addirittura fare un seminario per riuscire a. Adesso abbiamo toccato varie cose, cioè, poi di quelle più, diciamo, pagane, c'è Rasputin. C'è Nostradamus, ce ne sono tantissime di profezie, però quello che mi preme dire, e credo che Thomas in questo sia d'accordo con me, non lo so, lo sento che è così, che Sentiamo. le profezie vengano permesse, ossia, chi riceve le profezie sono spesso dei veggenti, dei sensitivi o delle persone che hanno una forte, una spiccata sensibilità, che hanno delle visioni. Gli vengono fatte vedere determinati argomenti futuri, determinati accadimenti nel potenziale, ovviamente. Semplicemente perché servono per avvertire, per portare un monito alle persone, cioè per avvertire, guarda che se fai così vai in questa direzione, quindi vai a provocare questo avvenimento. Quindi trovo che le profezie vengano lasciate, vengano date perché non si avverino. Sì, sono Bella questa d'accordo, teoria. sono d'accordo perché io l'ho anche sperimentato sulla mia pelle. Infatti, ho proprio scritto non dico che la leggo stasera, però ho scritto una pagina oggi pomeriggio su questo, sul tema profezia, perché io mi occupavo, come da accordi telefonici con te, di affrontare il tema profezia in quanto input alla nostra psiche, al nostro inconscio. Quando ti viene detto qualcosa da qualcuno che tu stimi, che tu valuti come affidabile, accade qualcosa dentro di te, perché le parole di quella persona non hanno lo stesso valore di un'altra persona. Diciamo in maniera, come motto popolare, sono oro colato. E questo oro colato è prezioso, ma è anche estremamente pericoloso da ricevere, perché ti viene letteralmente dato un qualcosa che ha un suo valore, l'oro è valore, e quindi devi essere in grado di proteggerlo e di essere responsabile di non far sì che sia solamente un peso, perché l'oro è pesante tanto quanto il piombo, diciamo, però il piombo non ha valore, l'oro ha valore. Allora le profezie sono, se sono reali, date da persone che sono effettivamente profetiche e non sono squinternate, sono letteralmente un valore aggiunto che ti viene dato, e se una persona proferisce qualcosa nei tuoi confronti, io sto parlando anche di una profezia che può ricevere una persona comune come me, come te, Certo, come no, ma in genere vengono date a persone molto cercato. semplici. Esatto. E da persone molto semplici. La profezia è un grande onore da ricevere, ma è un grande peso, perché se qualcuno di lungimirante ha profetato qualcosa nei tuoi confronti, vuol dire che tu hai tutte le spalle larghe per poter sostenere questo peso
che ti dona, ma non è solamente un peso, perché l'oro pesa, è anche prezioso, ti permette di raggiungere dei livelli che tu stesso senza di quello non riusciresti a raggiungere. E allora mi è interessato molto approfondire che cosa fa la profezia dentro di noi, perché tu hai detto una cosa molto saggia e molto vera, Germano, che le profezie vengono date per non essere avverate. E infatti io le divido almeno in due categorie. Ci sono delle profezie che sono di avviso, quasi cioè ti avviso di questo pericolo, ti avviso, Monito. monito, bravo. E invece ci sono delle profezie che hanno una qualità superiore, potremmo chiamarle all'ottava alta, usando termini gurdjieffiani, che sono profezie legate all'educazione, cioè un maestro o un profeta proferisce qualcosa nei tuoi confronti o anche a livello massivo per educarti, cioè attraverso quella profezia tu pian piano riesci a compiere un lavoro che altrimenti non saresti in grado di fare, Non perché quella avresti mai fatto. profezia, esatto, quella profezia va a estrarre da te delle forze che non sono subito luminose, ma proprio sono quelle forze oscure che magari avresti affrontato nell'arco di 20 anni, te le tira fuori subito, te le tira fuori nell'arco di pochi anni per potertele lavorare, per poi ottenere veramente quello che non ti ha detto, ma che in verità voleva che tu ottenessi. Infatti ti ho fatto l'esempio, te ti ricordi, Germano, oggi pomeriggio al telefono di Neo, di Matrix, il primo Matrix con Keanu Reeves, quando va dall'oracolo, che lui voleva sapere se era l'eletto. E l'oracolo, persona semplicissima, che faceva i biscotti, che fumava, una donna di casa normalissima, come anche la mia maestra, che è esattamente così, la mia maestra è esattamente così, e lo guarda, lo prende in giro praticamente, gli fa guardare la lingua, le mani, gli guarda, fammi vedere le mani, fammi vedere la lingua, fai A, vedere le orecchie, e lui si sente veramente analizzato per vedere se ha delle caratteristiche di essere l'eletto, e lei lo guarda e dice: mi dispiace, vorrei tanto che tu lo fossi, però guarda, hai un buon cuore, ma non sei tu, mi dispiace. Però poi gli dice delle cose, prima di tutto questa, cioè l'antiprofezia, gli dice delle cose che gli permettono veramente di tirare fuori il suo potenziale uscito da quella porta. E questa è la profezia più alta che un maestro o un profeta può fare. Cioè dire qualcosa che è educativo per l'anima. Non ti dice ciò che sei, ma ti dice come puoi arrivare a scoprirti essere. Questa è la cosa bella. E secondo me molte profezie grandi che hanno fatto persone come tu hai nominato, da Nostradamus a altri, sono innanzitutto alcune la fotografia del momento. Cioè io dico questo perché adesso è così, perché io faccio la foto, letteralmente l'istantanea di questo momento preciso, e in questo momento preciso il futuro che si sta creando è relativo alle cause che stiamo Sì, vivendo adesso. certo, Momento perché in momento in cui cambiano le cose. in un determinato passato ci sono dei potenziali futuri, che però non è detto che si avverino tutti, ci sono dei potenziali futuri. Poi Certo. c'è questa storia, non so se la conosci, della convergenza armonica degli anni Ottanta, per cui tutte le profezie si sono azzerate. Ah, E sì. quindi il futuro che stiamo vivendo è su un piano temporale totalmente diverso, fuori da molte delle profezie, quelle più note, quelle più nefaste, quelle più catastrofiche, che piacciono molto Ah, a sì, vero. chi inzuppa, diciamo, dentro queste sofferenze della già, perché ad alcuni piace stare dentro queste energie così di. Il panico fa un certo effetto su, comunque produce adrenalina, per cui magari ti fa anche sentire vivo, non lo so, a me non piace sentire le profezie catastrofiche. Mi piace pensare piuttosto al lavoro quotidiano, a fare delle cose tangibili o anche ad avere un minimo di, diciamo, di pianificazione nel futuro, però non mi non, E me le hanno fatte anche a me delle profezie, puntualmente non si avverano.
C'è anche quella del maestro Dönhoff, della sesta razza, che tutti si arrabbiano quando pubblico quell'articolo, ma è offensivo dire razza. È offensivo dire razza, però sì, perché Ai cani si può dire, agli umani no, si offendono. vabbè, sì, Qual è questa sesta razza? vabbè, ma sta già avvenendo perché l'esistenza non è fatta a cassetti, ci sono delle contaminazioni, sono i nostri figli. È la nuova coscienza che si incarna attraverso i bambini. E lo vediamo ampiamente. Esotericamente viene chiamata i coriadi, per chi ha ricevuto queste informazioni lo sa. Ci sono gli ariani, che sono la quinta razza radice, che siamo noi, o almeno noi come siamo partiti, perché anche noi siamo in evoluzione. Certo. Ariani sono legati all'elemento aria, l'ultimo elemento, diciamo così, materico. Che è connesso al mentale, quindi al corpo dell'intelletto, al pensiero. Noi occidentali siamo tutti, quasi tutti, ariani, nel senso che abbiamo una predisposizione al pensiero, cioè valutiamo, percepiamo la vita attraverso la mente. Infatti, Razionale. il nostro più grande strumento nel bene e nel male, pro e contro, costruttivo e distruttivo, è la mente, che è connessa con l'aria. E poi ci sono la sesta razza, che sono i coriadi, e che invece sono già incarnazioni del corpo causale, quindi della essenza. Non hanno un aggancio al mentale, cioè la loro anima è pura, non si aggancia a un corpo. Certo, entra nei corpi, ma non si aggancia lì. Cioè non si deve disidentificare dalla mente. Cosa che invece noi dobbiamo fare costantemente, è pura essenza incarnata e sono i nostri bambini che infatti non a caso alcuni poteri cercano di rompergli le scatole in tutte le Eh maniere, sì. attraverso tutte le metodologie possibili, perché il bambino rappresenta anche metaforicamente, simbolicamente, analogamente il Cristo, cioè quell'essere che viene partorito dalla donna vestita di sole, cioè dalla purezza. Rappresentata dall'umanità che ha abbracciato finalmente il sole, la vera religione, la religione solare, cioè il Cristo cosmico alla fine, ragazzi, lo spirito, non è neanche l'anima, è lo spirito. E questo è quanto, i bambini sono quello, sono loro, Soprattutto i bambini sono i bambini. i bambini dal 2000 in poi. Sì, io non voglio datare perché non so, sinceramente, però sono loro, cioè loro arrivano già così e ovviamente trovano un terreno che non è assolutamente pro bambino, cioè la terra non è più un luogo per i bambini, è stata appositamente creata Modificata. come un luogo proprio anti-bambino, perché si sa, come si sa dalla parte del bianco, si sa anche dalla parte del nero che sono loro a portare il nuovo in tutti i sensi. E allora, se noi riusciamo a mantenere i bambini come arrivano, chiaramente accogliendoli dove arrivano, ma mantenendoli come sono, allora nel giro di una generazione noi abbiamo una umanità completamente nuova. E di cui loro sono i maestri, non noi i maestri Sì, verso. bellissimo E questa è la grande. questo pensiero, mi piace molto. Sì. Purtroppo però quello che vediamo nelle scuole non è quello che dovrbbe essere. Ci sono Non le apriamo alternative. il tema perché è un tema veramente che richiede uno spazio a Sì, parte. uno spazio a parte, tanti argomenti, a volte apriamo delle finestre, ma le dobbiamo chiudere subito perché si Ma comunque aprono sull'argomento dei degli. bambini e delle scuole ne ha parlato Elisabetta, Sì, tante volte. Chiudo un attimo la finestra, ragazzi, sì, perché c'è freddo in casa. la moglie di Thomas è venuta 2 volte a parlare di questo argomento, per cui l'abbiamo trattato per chi volesse cercarlo. Lo può cercare, ci sono Esatto, dei video. Elisabetta Vallone sul nostro canale YouTube o sul canale di... L'hai pubblicata anche da te le puntate di Elisabetta? Sì, certo, sono. Se no, sul canale YouTube di Thomas.
Sono tutte pubblicate, se sì, le trovate Perché lei sul. ne ha fatte due di puntate. Poi c'era una domanda che riguardava Maria Maddalena, che l'altra volta, se vi ricordate, abbiamo fatto la puntata su Maria Maddalena. Sentiamo. Sto cercandola. Ah, intanto se mi posso permettere che non mi sbrani. Ah, scusa, E vai. come femminile, che ne pensate di Maria Maddalena? Ecco, qual era? Maria Maddalena è il femminile, è un femminile diverso dal femminile di Maria, ma è un femminile. Per me, se posso dire, per me è l'archetipo dell'alchimista, cioè è la materia che si trasmuta, è la luna che da nera diventa bianca, è il 13, Patrizia lo sa Sì, bene, sì, sì. l'alchimista. Non a caso era la tredicesima apostola, quella nascosta. Quindi è la materia che si purifica, è la compagna divina, cioè colei che accoglie il compagno, colei che si solarizza, è la luna che porta la luce nella notte, è il femminile, quello diciamo un po' più vicino alla materia, quello legato anche alla dualità, quello Che legato alla. è legato anche al tredicesimo segno occulto, l'Ofiuco, che è legato alla Dea, che praticamente tutto ritorna, no? Quello, è quella cosa lì, esattamente. Però in essenza è di nuovo il femminino. Tra l'altro è un femminile, la Maddalena, che è stata sempre occulta, cioè c'è sempre stata, ma era occultata, era celata, perché Sì, perché era la Dea nascosta, se vogliamo. la tana del bianconiglio qua è lunga, Germano, non è serata di parlarne, però riguarda sempre la coppia, perché la coppia è sacra. E si raggiunge l'unità attraverso la dualità, e la dualità nella materia sono l'uomo e la donna, ed è il rapporto sentimentale, sessuale, di coppia, affettivo. È quello. Eh sì, è il 13, la materia oscura utilizzata dall'alchimista per la grande opera, scrive Marisa. Comunque, volevo anche dire che alcune profezie, dato che sento un po' di silenzio, quindi mi metto a parlare, alcune profezie servono anche per generare i binari affinché avvengano delle cose. È un po' come quando il mago decreta. Il mago è una figura per me sacra, come i magi d'Oriente, cioè una figura realizzata, è un uomo realizzato, un sovrano di se stesso. Il mago decreta, usa la parola magica, il verbo sacro, alla fine il Cristo, cioè il verbo cosciente. Io dico per creare il famoso avra cadavra. E O io cosa? immagino per creare, Io in me immagino. mago agere, no? Io immagino per. L'immaginazione, esattamente, però l'immaginazione è su un piano ancora più sottile. Invece la parola, il dire, il profetare. Sì, il parlare, il verbo è una frequenza, non è più solo, scusami, è una vibrazione, non è più solo La frequenza, vibrazione. è una vibrazione che permea, che penetra l'etere e che mette i binari energetici affinché poi una forza possa scorrere su di essi. E cosa voglio dire? Che alcune profezie vengono letteralmente fatte per costruire questi binari, per dare l'input in là. Per far partire una scala musicale, per far partire un'ottava, si potrebbe dire, affinché venga a materializzarsi una certa energia. È un modo di mettere in materia qualcosa che prima è nel sottile. E il verbo ha questo potere, la parola ha questo potere, il decreto ha questo potere. E alcune profezie vengono fatte per questo motivo. E allora decretiamo questa sera che avvenga la pace. Bello, sì. Lo Mi assolgo. facciamo, lo decretiamo insieme a chi ci sta seguendo, ognuno nel suo proprio cuore, decreti la pace su questo mondo e che finalmente il cuore immacolato possa Maria. trionfare, il cuore immacolato di Maria possa trionfare sul mondo, perché ce ne abbiamo bisogno, siamo, cioè,
Io chiunque sento non ama, nessuno di noi ama la guerra. Parliamoci chiaro. Ma chiaro, solo che la guerra è interna, Germano, prima di... È Sì, dentro di la noi, in quel guerra è punto. interna, certo, dovremmo cercare di... Di noi deve dire io voglio la pace, io desidero la pace, Voglio basta, la basta. pace anche dentro di noi e scenda nei nostri cuori prima di tutto e poi fuori, Perché perché alla fine veramente... combattiamo con noi, infatti se combattiamo un Sì. altro stato, combattiamo con i fratelli, perché nessuno è separato da noi, siamo tutti sullo stesso pianeta. Ed è quello, cioè la pace è prima di tutto uno stato interno, te lo dico non per fare il maestrino, ma perché No, lo sai meglio no. di me. Queste cose le sai meglio di me perché lo stesso maestro che io Anche se... seguo, tu ami, lo stesso maestro che io seguo e amo, tu ami e segui. E anche lui spiega molto bene che la pace è uno stato di coscienza. Quindi che ognuno lo decreti per sé, cioè basta lottare contro una parte di sé, basta. Basta, basta, questo è il motivo. Anche se non ci piace quella parte, anche se la vorremmo tagliare via da noi, è comunque una parte di me ed è arrivata l'ora di dire sono anche fatto così, sono anche questo, sono anche cattivo, sono anche brutto, però mi abbraccio perché io sono tutto, non sono solo una Ma parte. serve anche quella parte lì, eh? Io sono, anzi, anzi, ti dirò che è proprio la parte. È la parte educativa, quella parte lì. Eh sì, Parte educativa. Ecco. assolutamente. Perché sennò così è carissimo. Dunque, Katia scrive: La Maddalena è nascosta, occulta, oscura, descritta dai testi ufficiali della Chiesa, ma la verità è poi davvero quella che racconta la Chiesa? O bisogna cercare e scoprire che ciò che, fermi, ci è stato tramandato e sapientemente filtrato e tolto da vari concili non è la verità? Allora, chi era davvero Maria Maddalena, Maria Ma è sempre Salomè? la stessa persona di prima che fa questa domanda? Non lo No, so. questa è una mia carissima amica. Ah, ecco. È la ragazza che mi sta aiutando a pubblicare il libro, mi sta facendo tutte le correzioni, le impaginazioni. Ti saluto tantissimo, Katia, che tu sia benedetta nella tua pace e grazie di essere qua stasera, veramente. Sì. Beh, tu stai scrivendo un libro sulla Maddalena, quindi? No, 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 no. No, io sto No, quella è scrivendo un un'idea sua di libro. Katia. Sì, lei, Ah, ok. Katia in realtà sta lanciando una riflessione, non sta ponendo Ah, una domanda. ok, perdonami, perdonami. Sta in maniera quasi provocatoria, almeno da quanto interpreto io. Sta buttando lì un seme alle persone che ci stanno seguendo, per mettergli una pulce nell'orecchio. E sono d'accordo con te. Occorre Forse cercare. potremmo prendere la palla al balzo e magari Vero? lavorarci per un'altra, sì, per Sì, per proprio 15 una puntata giorni. dedicata al femminile, al Maddalena. Evviva! Però magari anche mettendoci dentro qualcuno. Se io invito anche Katia. Katia è una scrittrice, è una Io filosofa. ho Non c'è una problema. persona che posso invitare, che, sì, anche più di una persona. Beh, Volendo potremmo... in 6 ci stiamo bene, ce ne In vogliono massimo sei, 3. sì. Massimo, se no dopo Sì. diventiamo piccoli piccoli non ci No, vede nessuno. certo, va benissimo. Anche se chi parla poi glielo metto in evidenza in modo che è vero possa vedersi meglio, però sei mi sembra, però con una buona connessione. Ma Sì. stasera ti vedo a te un po' sgranata, non so. Ah sì? Sì, ti vedo, ti Non si so, sente bene, però ti si vede io ho sgranata, almeno. sempre la solita connessione, non so. Comunque tra una ventina di giorni probabilmente sarò su in montagna, per cui lì c'ho il 20 mega in upload. Ma io sono in verticale e voi in orizzontale perché devo girare, cioè in teoria dovrei girare questo così, ma Perché il non viene fuori così. telefonino? No, ma col telefonino non Ah, viene. perché dovevo farlo con la, ok, col portatile. Sì. Allora, posso dire, così concludo, almeno le mie cose che ho puntato. E mi sento libero poi di ascoltarvi o di ascoltare domande. Se qualcuno si mettesse a leggere l'Apocalisse o addirittura anche solamente questo libro, che comunque è già un commento, a mio parere, completo e perfetto,
un piccolino libro, Sì, sono 10 euro. anche per me. Ecco, volevo spiegarvi brevemente, proprio a livello analogico, i punti fondamentali, cioè gli oggetti e i soggetti fondamentali dell'Apocalisse, a che cosa corrispondono nella scienza iniziatica e nel lavoro interiore, così avete anche un parametro di che cosa si intenda. Probabilmente non è completo quello che io vi sto per dire, però è abbastanza esaustivo. Allora, nell'Apocalisse noi troviamo tantissimi riferimenti ai numeri. Sia lì, sia nella Bibbia, sia nei Vangeli, sia in qualunque altro testo sacro, tutte le volte che ci sono dei numeri, e Patrizia probabilmente mi dirà che è vero, attendo il tuo consenso, Beh. quando ci sono i numeri, viene implicitamente descritto che esiste un ordine e che esistono le leggi, perché il numero è esotericamente la cristallizzazione delle leggi, cioè ci spiegano che leggendo un testo sacro, tutte le volte che noi troviamo i numeri, dei numeri, implicitamente il nostro inconscio legge che la ricerca interna è costituita da leggi e da ordine, perché il numero rappresenta questo. Poi, tutte le volte che noi troviamo le bestie nominate, la bestia dell'Apocalisse che arriva dal mare, che arriva dalla terra, le sette teste, le 10 corna, insomma, il drago e tutte queste cose, le bestie rappresentano sempre l'avversario interno, quello che Germano chiama Satan, quello che avete ben capito essere la forza dualistica, la forza diabolica, Che può e avere diverse facce, può avere diverse facce, può rivelarsi in diverse fattezze. chiaramente, però è sempre connesso a un aspetto bestiale, anche se è qualche modo rappresentato come un essere antropomorfo, come può essere per dire il diavolo, che è una specie di Certo. uomo, però ha le ali, ha gli zoccoli, ha le corna, le unghie, ha i denti, Certo, ha degli aspetti bestiali, certo. bestiali. Ed è dentro di noi è l'ego, cioè il falso sé, la falsa identità, quello che io credo di essere, le mie forze impulsive, istintuali, la mia natura inferiore. Se vogliamo, anche tutto quello che dà nutrimento, fin quando non siamo risvegliati, alla nostra personalità. Questo è. Poi, gli angeli, troviamo tantissime volte gli angeli, nell'Apocalisse, come in altri testi. Bene, sappiate che il cammino iniziatico, il cammino esoterico, sempre parallelato a degli aiuti. Cioè, ci fanno capire che tutte le volte che noi troviamo la parola angelo e la presenza degli angeli, noi siamo sempre aiutati nel cammino. L'angelo rappresenta l'aiuto esterno e, se vogliamo, i segni dal cielo, cioè quei messaggi, perché angelo dal greco angelos vuol dire messaggio, Messaggero. messaggero, sì. Vuol dire che noi siamo sempre in contatto con il cielo, anche se siamo nelle fogne più basse della nostra esistenza, perché l'angelo rappresenta questo, cioè l'aiuto e anche il ti sto accanto, ti mando un messaggio. Poi le pietre preziose, nell'Apocalisse troviamo tantissimi riferimenti alle pietre preziose, lo potete trovare anche nel mago, nella figura del mago, nella figura di Cristo, nella corona, nei re magi che gli portano doni preziosi. Le pietre preziose rappresentano le virtù, cioè quelle qualità che l'essere in cammino, l'essere nella ricerca, va raccogliendo, va trovando, va scoprendo all'interno della sua terra. Le pietre preziose si trovano all'interno della terra fisica, ma a livello analogico si trovano all'interno della nostra terra personale, che è la personalità, cioè la nostra natura interiore, la nostra natura inferiore anche, là dove non pensiamo di trovare qualcosa di bello, perché nessuno pensa di scavare nel fango e di trovare un diamante, però ci sono i diamanti dentro lì, anzi, ci sono proprio solamente lì i diamanti. Quindi le pietre preziose rappresentano sempre le virtù dell'uomo. Le sette chiese, ve l'ho già detto, sono i chakra. Tutte le volte che viene nominato chiesa e anche letteralmente una chiesa nel paese, rappresenta il chakra di quel paese, è il fulcro energetico. Una volta le chiese, l'ho già spiegato, penso anche qualche volta qua in Visione Alchemica, venivano costruite su punti energetici della terra. Adesso non più, perché abbiamo perso quella scienza, però là dove c'è una chiesa c'è simbolicamente un punto energetico,
E sui testi sacri le chiese sono proprio i chakra, sono i riferimenti ai luoghi del nostro essere in cui c'è uno snodo di coscienza, un passaggio di coscienza. Poi ci sono gli animali sacri. Nell'Apocalisse troviamo, alla fine del percorso, troviamo i quattro animali sacri, che sono poi i quattro evangelisti: San Marco, San Luca, San Matteo, San Giovanni. San Marco sono i leoni, Leoni. Venezia, San Luca è il toro, San Giovanni è l'aquila e San Matteo è l'uomo, cioè legato all'acquario. Sono i quattro elementi L'uomo che angelo. l'uomo angelo, sono le quattro forze che noi dobbiamo andare a trasmutare, a toccare, a far diventare alleate di noi stessi. Sono i quattro corpi, il mentale, l'emozionale, il sessuale, il fisico. Insomma, è la materia che dobbiamo trasmutare. Ho quasi finito. Poi ci sono i 24 vegliardi, che sono questi 24 signori barbuti su dei seggi, li trovate nell'Apocalisse, ma non ci sono solo lì, ed esistono realmente. Sono i 24 signori del karma, perché il cammino iniziatico è prima di tutto un confrontarsi con il proprio karma, cioè con le conseguenze e gli effetti di cause che noi stessi abbiamo generato. E 24 miliardi, dimmi Germano. No, stavo dicendo eh sì. I 24 miliardi sono letteralmente quelle forze che appuntano tutto quello che noi facciamo, e incamminandoci dobbiamo necessariamente sottostare, io direi, proprio agli appunti che questi signori che ci custodiscono hanno segnato, e non possiamo venir meno ai debiti che abbiamo contratto, perché il cammino iniziatico è prima di tutto pagare ciò che non abbiamo pagato, arrivare laddove non siamo andati, fare ciò che non abbiamo fatto. Quando abbiamo appianato, possiamo effettivamente risalire. Poi c'è la Gerusalemme celeste, che è l'uomo nuovo, in realtà è proprio l'aura L'umanità del nuova. Umanità nuova, sì, che è prima di tutto individuale e poi massiva, e rappresenta appunto la nuova umanità, sì, è quello, ragazzi, che è un'umanità illuminata, impreziosita, sovrana, meravigliosa, aurica, l'età dell'oro, l'età dell'acquario. Ma la descrizione della Nuova Gerusalemme è ricchissima di simboli, oltretutto. Sì. Ci sarebbe da fare due puntate solo su quella lì. Ce n'ho ancora tre, vado velocissimo. Il nuovo cielo e la nuova terra rappresentano il nuovo modo di pensare e il nuovo modo di agire. Per mezzo di che cosa? Quello che sta in mezzo, cioè il nuovo modo di sentire. Quando si sveglia il cuore, quando si riapre il cuore e il Cristo sorge, perché è un sole che sorge dalla notte dell'Apocalisse, cioè della tribolazione di noi stessi, allora noi abbiamo un nuovo modo di sentire. Proprio perché è sorto un nuovo sole, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire. Il pensare è il cielo, è la testa, l'agire è il sesso, le gambe, i piedi, il ventre. E il nuovo cielo e la nuova terra sono il nuovo modo di pensare dell'umanità futura, e il nuovo modo di agire in linea con questo pensare. Ecco che avviene la coerenza totale, quella dell'iniziato, pensare, sentire, agire. Poi abbiamo la donna vestita di sole, ma l'abbiamo già detto, il femminile sacro, cioè l'anima e la purezza, soprattutto non dimenticatevela, l'immacolatezza, la sincerità, l'onestà, dovete diventare bianchi e candidi come dei bambini. E poi l'agnello è ovviamente il Cristo che sorge, che è anche quell'aspetto anche lì immacolato. L'agnello poi è il piccolo dell'ariete, quindi c'è la sinergia con il padre, perché l'ariete è il primo segno zodiacale. Ed è il primo segno nell'anno primaverile, cioè è quella forza che inizia effettivamente il nuovo ciclo vegetativo e vitale, e rappresenta proprio il padre, cioè quella forza penetrativa che spacca, che esce, che rompe le tenebre. E l'agnello rappresenta il figlio dell'ariete, cioè il Cristo, il figlio del padre, colui che è figlio del padre, che si riconosce filiato ha la potenza divina, la potenza paterna. Io ho finito. Bello, bello, Sì, una bella direi che carrellata abbiamo. di
di tutti i Ti abbiamo simboli. detto Ne ho tutto. dimenticati sicuramente qualcuno, però amen, sono umano anch'io. No, Ma quelli non l'hai principali. dimenticato perché ne avevamo parlato prima del drago, per cui Andrà. l'hai detto insieme alle bestie. Esatto, quindi è legato alle bestie, al drago. I 24 vegliardi possono avere un collegamento con la cascia? Sì, però dico solo sì, non approfondisco il tema. Sì, assolutamente. E anche con lo speculare dei segni zodiacali, eh? Quello mi arrivava 12-12. È quello, sì. Cioè, può essere, cioè, la tua ombra intendi speculare? Sì. Le qualità e i difetti, perché alla fine le vere qualità, e come vi avevo detto la volta scorsa, i veri colori sono sette, ma poi ce ne sono altri. Si arriva a 12 colori. I colori sono 12. Eh sì, Così le certo. qualità sono sette, quelle dell'uomo perfetto, ma in verità sono 12. Però così come possiamo avere 12 qualità luminose, e quindi 12 segni zodiacali, abbiamo, che poi sono 13 anche, abbiamo 12 segni ombrosi o tenebrosi dentro di noi. E i 24 vegliardi rappresentano proprio l'appuntare queste qualità e queste mancanze, queste virtù e questi vizi.